Ringrazio Riccardo. Riccardo, buonasera e ben ritrovato. Ma che piacere, Antonio, come stai? Buona serata. Bene, piacere tutto mio. Stavo dicendo in questa presentazione di questo nostro collegamento che nella tua ultima opera, Un'impresa impossibile, parli di 50 anni di calcio dilettantistico, quello che noi come Sport a chilometro zero sin dal primo giorno abbiamo sposato, perché i dilettanti, immagino, per noi, come per te, sono i nostri veri campioni. Beh, lo sono adesso, ma lo erano a maggior ragione una volta. Intanto grazie Antonio per il grande onore che mi fai, naturalmente, per il piacere che ho sempre di condividere con te, con Sport a chilometro zero, tutte quelle che sono le mie iniziative. Sì, in effetti questo è un progetto editoriale che nasce praticamente dopo un bellissimo spreco di tempo, che era il libro che l'anno scorso di questi tempi ha avuto un ottimo successo, ma che parlava di un calcio che stava al piano di sopra, perché parlava dei mondiali, degli europei, di tutti i personaggi del calcio di Serie A, il calcio internazionale, che ci sono in qualche modo, che ci hanno cambiato la vita. Questa volta si parla di calcio piccolo solo da un punto di vista di aggettivo, perché poi per noi è il calcio che probabilmente conta di più. E quindi Un'impresa impossibile, nella famosa canzone di Jovanotti, è quello che viene immediatamente dietro, quindi la strofa successiva, un bellissimo spreco di tempo. E l'impresa impossibile, parafrasando, è quella di poter affezionare i nostri lettori. Tra l'altro il libro sta andando benissimo e non sta andando bene solo nella nostra zona, sta andando bene, pensa, anche nelle librerie che con noi non hanno nulla a che fare, perché per me, insieme all'editore, è stata una sorpresa vedere che il libro è stato ordinato da librerie di Palermo, librerie di Bologna, librerie di Genova. Evidentemente, insomma, pur parlando di Foiano, di Sansovino, di Sinalunghese e dei nostri personaggi che queste società hanno reso ricche, famose, importanti, eccetera, evidentemente siamo riusciti a smuovere un po' di interesse anche in altre zone. Però, come hai detto te, poi alla fine il libro è questo: sono 28 storie, pensa, una raccolta, se vogliamo, imponente, che forse non aveva mai fatto nessuno, lo dico con tutta, diciamo così, l'immodestia del caso. È un piccolo documento storico, perché dal dopoguerra fino alla Sinalunghese di 2 anni fa, là dentro ci sono racchiuse tutte le più grandi imprese del calcio, ma massimamente Valdichiana, Valdorcia, provincia di Siena, provincia di Arezzo, ma non solo, perché c'è tanta roba, insomma, ecco. E mi sono divertito a catalogarle, a scriverle in maniera epica, possibilmente, perché chi cerca il folklore del calcio dilettanti qua dentro non ce lo trova. Però sia i personaggi sia le imprese escono fuori come qualcosa di veramente, diciamo così, importante, e questo secondo me è il tratto distintivo di un libro come questo. Dove con grande professionalità sei riuscito a mettere in evidenza, proprio in onore del titolo, Missione Impossibile, Impresa Impossibile, tantissimi campionati vinti all'ultimo minuto, come tantissime salvezze proprio all'ultimo secondo. Certo, non solo Antonio, te sai benissimo come poi alla fine, al di là poi dell'importanza di un campionato vinto, di una salvezza, di un gol, ma anche dei tornei estivi, io mi soffermo molto anche su Visto. questo, che è un fenomeno che adesso si è un po' perduto, ma che te sai benissimo è stato presente nel calcio per tanti anni ed ha costituito forse una variante ancora più importante dei tornei federali. Quando si parlava del torneo di Bettolle negli anni 60, 70, parlavamo di una specie di campionato mondiale, visto che in questi giorni ci stiamo così appassionando alla nazionale. Però io ho cercato di prendere la cosa anche in un altro modo, altrimenti sarebbe risultato il solito libro di quelli che se ne possono fare, dove ci sono un sacco di nomi, un sacco di risultati. Ripeto, quindi risultati e di nomi ci sono ovviamente, ma non sono la parte più importante. Quello che secondo me esce fuori è come una squadra di calcio, soprattutto una squadra di calcio che riesce a realizzare un ciclo vincente, riesce anche ad entrare nella storia di una comunità. E ti dico che il Chiusi degli anni 60, che compie quella straordinaria impresa, per quanto inutile, perché poi loro non andranno mai in Serie D, è una squadra che è rimasta nel cuore di chi adesso ha i capelli bianchi, o magari non ha nemmeno più i capelli bianchi perché non c'è più. Così come la grande Virtus degli anni 80, sto parlando del Chianciano,
è qualcosa che in qualche modo interviene pesantemente sulla storia di quella cittadina, né più e né meno di un evento, di un'amministrazione comunale, di un qualcosa di assolutamente particolare che magari è successo in quegli anni. L'altro ieri eravamo a Foiano a presentare il libro di fronte a quello che era il grande Foiano degli anni 70. Non ti sfuggerà, Antonio, e amici di Sport a Chilometro Zero, come il Foiano degli anni 70 sia in assoluto una squadra che comunque ha connotato un periodo. La Valdichiana degli anni 70 era una Valdichiana diversa da quella di adesso. Non so se più felice o meno felice, sicuramente era un posto in grande trasformazione. E si servì di quel Foiano che in 4 anni passò dalla terza categoria fino, pensa, alla Serie D, si servì di quella squadra per in qualche modo distinguersi, darsi una specie di medaglia al valore di fronte al mondo, come per dire ci siamo anche noi e questa squadra ci sta rappresentando. Ecco, questo per esempio l'altra sera è emerso chiarissimo, come una squadra oltre a vincere, perdere, eccetera, e oltre al seguito che poteva avere 30, 40 o 50 anni fa, che forse era maggiore di quello di adesso, ma come una squadra riesce ad entrare nella storia. Ecco, nel libro si parla di questo. Nel fare proprio la ricerca, perché se parliamo della Lunghese di 2 anni fa, i dati sono a portata di mano, ma quando parliamo del Foiano degli anni 70, ma anche del Chianciano degli anni 80, ecco, quanto ti ha impegnato questa ricerca? Ma intanto purtroppo questo più che altro mi ha messo davanti a uno specchio e mi ha fatto cominciare a contare i capelli bianchi, perché molte di queste storie purtroppo le ho vissute in prima persona e le ho persino raccontate. Ora chiaramente non quella dell'immediato dopoguerra e nemmeno quella del Foiano che risale agli anni 70, io ero piccolino e mi sono ovviamente fatto aiutare da qualcuno, perché comunque ecco, andando a cercare qualcuno che ha tenuto i ritagli di giornale, in qualche modo nella sede sociale qualche ritaglio si trova ancora. In altri casi mi sono fidato, diciamo così, della mia memoria, poi naturalmente un pochettino l'ho anche romanzata, quelle più recenti naturalmente sono andato a controllare quelle che sono le fonti, che può essere un giornale, può essere qualsiasi cosa, insomma negli ultimi anni c'è tutto di tutto. Però ecco, al di là di quello mi rendo conto di come molte di queste storie purtroppo le ho vissute in prima persona, e molti di questi protagonisti non solo li ho visti giocare, ma molti li ho intervistati, ci ho avuto a che fare anche in maniera molto, molto pesante. È vero, tanto proprio parlando di queste storie, ecco, a me mi viene in mente quella della Sera Lunghese di 3 anni fa, sì, quando dall'Eccellenza per la prima volta è andata in Serie D con quella cavalcata, certo, e vedere in quelle partite interne, diciamo quella calcata playoff, per rivedere nelle partite interne, certo, alla, io lì mi sono concentrato, Antonio, non solo e non tanto su un fatto statistico che è abbastanza fresco, lì mi sono divertito più a tratteggiare i protagonisti sono stati tutti ovviamente, certo, però quella è una cosa che ho voluto raccontare tramite 2 personaggi che di quella cavalcata sono stati probabilmente gli emblemi più importanti. Uno a livello dirigenziale è ovviamente Bruno Mugnai, che io ho chiamato il tessitore, il Cavour del calcio della Valdichiana, ma insomma forse gli faccio anche nemmeno tanto un complimento, perché Bruno Mugnai più che un tessitore è uno straordinario uomo di sport. È vero. Mentre dal punto di vista del campo, diciamo così, la figura che ho scelto è quella di Capitan Destino, di Dario Calveri, che lega il suo nome e la sua carriera a questa che è un'impresa probabilmente che a Sinalunga si ricorderanno, perché poi sono tornati in Serie D pur nell'annata del Covid con il campionato finito a metà, eccetera. Però è innegabile che tutto quello che si porta dietro, quell'annata là, quella appunto della vittoria ai playoff e poi per come mi maturò, è qualcosa che naturalmente andava scritta in un libro. Esatto. Mi sono divertito così a tratteggiare questo, che sono stati due personaggi e un momento sportivo probabilmente irripetibile, ma non c'è solo quello, attenzione, perché se si parla di imprese si può parlare dell'impresa della Pianese che dall'Eccellenza va alla Serie D, la Pianese di 12 anni fa, quella di Del Giusto, di Ciro Tomassini, di Piero Don Garrà, di tutti questi personaggi che fanno il record tuttora imbattuto di punti in una
con un campionato di eccellenza competitivo al massimo, perché c'era la Pistoiese, c'era la Sansovino, c'era il Monteriggioni, grandi squadre. Loro fanno il record di punti e la storia bella, insomma, la storia struggente che raccontano è questo ragazzo che si chiamava Yuri De Rosa, che di questa squadra era, non dico la mascotte, era uno dei giocatori più rappresentativi, ma al quale tutti volevano bene, che è venuto a mancare 2 anni fa per una leucemia fulminante. Ecco, questo per dire che poi alla fine il calcio ci racconta tante di quelle storie e ci mette di fronte a tanti di quei personaggi che, insomma, ecco, non è soltanto il vincere, il perdere, una prodezza nel campo, eccetera, è anche amicizia, è anche spogliatoio, è anche tutto quello che di bello gira intorno al calcio, soprattutto anche perché tu sei, come dire, una persona, un giornalista, uno scrittore molto attento a quella che è la quotidianità. Grazie. Che gira intorno al calcio, insomma, intorno a questo sottobosco del calcio, come l'hai definito tu. Questo è ovvio, anche perché, ecco, parlare soltanto di statistiche, te sai benissimo, Antonio, che qualsiasi società, magari in occasione di una ricorrenza, un ventennale, un trentennale, il cinquantennale della fondazione, escono quasi tutti con un bel numero unico, che è molto ben curato naturalmente, dove ci sono per quello che si può recuperare, perché veramente qua siamo in una materia scivolosa e la documentazione è veramente difficile da reperire, soprattutto negli anni 60-70, chi è che teneva il conto delle partite vinte o perse. Però magari il numero unico, uno nella tal società, viene fuori che quell'anno ha vinto un campionato, ma è sempre molto fumoso, è sempre qualcosa che si perde un po' nelle nebbie del tempo, magari una fotografia dove ci sono i punti interrogativi perché non ci si ricorda chi era quel giocatore o quel dirigente. Ecco, io ho cercato di fare un qualcosa che privilegia l'epica di quello che naturalmente le società hanno portato, per cui il San Quirico degli anni 90 non mi interessa quante partite ha vinto, quante reti ha fatto e quanti rigori ha sbagliato o realizzato, mi interessa che quella squadra con Franco Tintisona e tutta quella, tra l'altro ci ho presentato il libro ed è stata una serata bellissima anche lì, quella squadra quanto ha influito nel modo di vivere di una cittadina, ma della Val d'Orcia in generale, che proprio in quegli anni conosceva il suo boom dal punto di vista turistico, dal punto di vista artigianale, eccetera. Ecco, questa simbiosi fra il pallone, fra il fatto sportivo e il sociale e quello che succede nella cittadina, questo è quello che mi interessava. Per quanto riguarda il nostro territorio, e pensa un po' a tutta la Toscana, per prendere, dove si può trovare il tuo libro, a parte le librerie? Se in una libreria d'Arezzo non c'è? Dunque, allora, è chiaro che questo è un libro che ha un fiato, al di là di tutto, molto, molto locale, per cui le librerie che lo tengono sono la libreria dei Gelsi, naturalmente qui alla Coppa Sinalunga, la Cento Fiori di Montepulciano, l'Edicolè di Chiusi, perché poi molte librerie non ci sono nella nostra zona, purtroppo ce n'è qualcuna che ha persino chiuso, però qualsiasi libreria, visto che la casa editrice Urbone è presente nelle messaggerie, uno può andare lì e ovviamente ordinarlo, nel giro di 2 o 3 giorni gli arriva, quindi all'Edison di Arezzo o dove volete voi. Altrimenti c'è sempre il canale Amazon, che oggi vende tutto di tutto e naturalmente vende anche i libri. Io suggerisco sempre di andare in libreria, perché comunque, anche se si aspetta 2 giorni, il libro arriva, e prendere un libro in libreria dà comunque un gusto. Ma c'è tanta gente, mi hanno scritto, che hanno avuto il libro su Amazon e è arrivato a stretto giro di posta, come si dice. Bene, Riccardo, ti ringrazio per la tua partecipazione. E ti faccio i complimenti per questi tuoi successi, che sono sempre importanti e preziosi. Grazie Antonio, ciao a tutti, ciao Sport a Chilometro Zero. Ciao, un abbraccio, a presto.